Le GPS sono una banca dati digitale dei titoli dei docenti, il cui acronimo sta per graduatorie provinciali supplenze, nate nel 2020 con l'allora ministra Lucia Azzolina, con durata biennale. Per inserirsi in GPS bisogna fare domanda in modalità informatizzata tramite il sistema istanze online del Ministero dell'Istruzione. Per accedere ad istanze online è necessario essere in possesso di un'identità digitale SPID. Nell'ultimo anno scolastico si è pescato proprio dalla prima fascia di queste graduatorie per immettere in ruolo i docenti, non solo per una semplice supplenza annuale o fino al termine delle attività didattiche, ma anche per un contratto di insegnamento a tempo indeterminato. Le GPS consistono in due fasce di appartenenza, la prima per i docenti abilitati nella propria classe di insegnamento o specializzati nel sostegno, la seconda per i non abilitati non specializzati.